nostra cultura. Sul piano economico dobbiamo ricordare che il settore vinicolo vale in Italia oltre 30 miliardi di euro, che impegna oltre 870.000 addetti, primo nella bilancia commerciale del nostro Made in, e quindi ovviamente è nostro interesse, nostro dovere sostenere questo mondo, anche sostenerlo con il ricambio generazionale, perché la forza del vino italiano, ricordiamo che noi siamo primi produttori al mondo, secondi consumatori al mondo, terzi esportatori al mondo, e questo settore funziona anche e soprattutto grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità, quindi famiglie e una tradizione ovviamente che arriva da molto lontano, che riescono anche con le nuove generazioni a stare nella modernità. E quindi l'impegno ovviamente del governo, anche con i provvedimenti che abbiamo immaginato, non solo a sostegno ovviamente delle nostre produzioni d'eccellenza, non solo a sostegno dell'impresa nel suo complesso, ma anche a sostegno proprio dei giovani, del ricambio generazionale. Stamattina verranno premiate delle scuole di agraria all'interno di questa manifestazione, all'interno del Vinitaly, proprio per accendere i riflettori su questo elemento che io considero molto importante, così come considero molto affascinante la scelta del ministro Lollobrigida e del ministro San Giuliano di portare in un evento come questo, di portare al Vinitaly per la prima volta due opere di, diciamo, valore mondiale legate al tema del vino, che sono il Bacco di Caravaggio e il Bacco Fanciullo di Guido Reni. Perché? Non solo perché noi vogliamo una cultura che chiaramente sia fruibile, ma soprattutto per ricordare che il vino non è per noi solamente un fatto economico, è soprattutto un fatto identitario, è soprattutto un fatto culturale. Il vino è stato cantato nella letteratura, nelle poesie, è stato dipinto nella nostra pittura, c'è una storia del vino, c'è una geografia del vino, c'è una letteratura del vino, c'è un'architettura del vino, c'è una filosofia del vino. Il vino è un pezzo fondamentale della nostra identità, della nostra cultura, e voi sapete che questo governo è particolarmente impegnato a difendere l'identità, la cultura e le eccellenze. Va anche ricordato che ovviamente questo mondo produce più della metà delle nostre produzioni DOP, quindi delle nostre produzioni di eccellenza, e quindi non poteva mancare, diciamo, la presenza del governo, che come sapete è stato presente a 360 gradi in questi giorni. Ci sono all'interno di questa manifestazione, in questa giornata, anche incontri internazionali, particolarmente con alcuni leader dei Balcani occidentali, altro quadrante nel quale il governo è molto impegnato, quindi sarà una giornata, diciamo, lunga e sicuramente molto affascinante. Grazie.